In questa registrazione mi piace iniziare con una frase, o meglio un pensiero, che diceva il grande Galileo Galilei. La filosofia naturale è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi agli occhi. Io dico l'universo, ma non si può intendere se prima non si impara a intendere la lingua e conoscere i caratteri nei quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica e i caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile intenderne umanamente parole. Senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro labirinto. Questa è una frase invece che questa risale al Saggiatore nel 1564-1642, periodo in cui nacque e terminò la sua esistenza terrena Galilei. Quindi parliamo di oltre 300 anni fa. Ai giorni nostri, un grande matematico, il grande Srinivas Ramanuja, ci ha detto che per lui un'equazione non ha senso se non esprime un pensiero di Dio. Ecco, perché ho voluto iniziare con questo verso, con questo pensiero di Galileo Galilei e con quella frase di Srinivasa Ramanuja, perché la matematica è solo la matematica, insieme alla conoscenza delle leggi fisiche, potrà un giorno spiegare tutto ciò che ancora oggi non conosciamo sul come e perché l'universo è così come lo conosciamo, lo vediamo, le sue leggi. L'universo ha attraversato varie fasi, è sempre esistito, seppur attraversando vari periodi, fasi, periodi, come si voglia dire. La fase quantistica dell'universo è la fase in cui l'universo è più piccolo del nucleo atomico. In quella fase l'universo è tutto racchiuso in un puntino di densità, energia, temperatura e pressione praticamente infinite. La costante cosmologica quantistica, quindi risalente a quel periodo, è stata misurata circa 0,3516 per 10 alla 122. Quindi una potenza a dir poco infinita. Attualmente la misura della costante cosmologica è 2,8 per 10 alla meno 122. Se si fa una semplice inversione, si vede che le costanti sono l'una all'opposto dell'altra, quindi sono duali. La costante cosmologica è entrata in pieno nelle equazioni di campo della relatività generale di Einstein, le quali ci dicono che lo spazio-tempo, e quindi la curvatura dello spazio-tempo, non è altro che la gravità. Quindi la forza di gravità, la gravitazione, è curvatura dello spazio-tempo. Questo principalmente ci dice la relatività generale, che è a sua volta una teoria sì fisica, ma scritta in caratteri matematici. Galileo Galilei parla di triangoli, cerchi, altre figure geometriche. Anche questo è vero. D'altronde, un cilindro, un cono, non sono altro che triangoli, rettangoli in rotazione. La sfera
non è altro che un cerchio che ruota. Prendete una moneta, lasciatela girare veloce, vedete che se vi mettete a una debita distanza, è una sfera, assume una forma sferica. Quindi la geometria come base di una, di un concepire un universo matematicamente coerente con leggi fisiche ben precise e con addirittura costanti precise. Perché qua parliamo di carica di elementare, parliamo di costante di Planck, parliamo di costante di Dirac, tutte queste costanti, alcune, la costante della gravitazione universale, costante di Boltzmann, basta vedere, costanti fisiche, e vi rendete conto di cosa stiamo parlando. Sappiamo quasi, no? Si studiano a scuola, insomma, queste costanti fisiche fondamentali. Ecco. Se la carica elementare, se la costante di Planck, se la costante di Boltzmann, se la costante della se la gravitazione universale non avessero quei valori, ma si discostassero anche di poco da quei valori, noi non avremo l'universo che abbiamo. L'universo denota precisione. La precisione è l'elemento che apre, l'elemento fondamentale nelle matematiche. La matematica è precisione. 2 più 2 farà sempre 4. Quindi, se l'universo è scritto in caratteri matematici, e la fisica è lo studio dell'universo e la matematica è il suo linguaggio, una teoria che intende spiegare l'universo deve essere una teoria coerente e matematicamente rispondente a quelle che sono le interazioni fisiche fondamentali, non solo. Fin quando sarà possibile, l'intelligenza, il nostro cercare di comprendere, cercherà di capire l'universo come un tutto, quindi questa teoria di ogni cosa, theory of everything, mi si perdoni la pronuncia in inglese, una teoria del tutto o del quasi tutto. Io sono convinto che l'universo è infinito nel tempo ed è uno spazio da infinite dimensioni. Se uno spazio in finite dimensioni, potrà mai esistere una teoria del tutto? Potrà esistere una teoria sempre più precisa. Potremmo arrivare a conoscere l'universo in maniera sempre più accurata. Ma il tutto uguale, infinito? No. Non perché non abbiamo la potenzialità, noi siamo esseri finiti, almeno a livello materiale. Ora lasciamo perdere chi crede o no nell'esistenza di un'anima, di un'energia vitale che continua dopo questa esistenza terrena. Lasciamo liberi chi ci ascolta di credere o meno. Io credo che il nostro vero io non sia questa forma, questo sia solo un involucro che racchiude qualcosa di più, un
un'anima che è in grado di vivere eternamente, di evolversi. Quindi, ritornando a noi, un universo infinito, un universo, o meglio, uno spazio a infinite dimensioni, non potrà mai essere spiegato completamente, si potrà soltanto avere una sempre maggior conoscenza, accuratezza nell'indagare, sempre più svariati fenomeni che l'universo ci vorrà pian piano svelare. Ritornando alla matematica, cosa può esserci di bello nel vedere numeri, equazioni, funzioni, figure? Qualcuno dice un'equazione è qualcosa di arido, non vive, eppure c'ha una sua eleganza, una sua bellezza, perché se come dice appunto Ramanuja, un'equazione esprime il pensiero di Dio, sfido chiunque a non rimanere affascinato nel vedere un'eleganza. Un'eleganza negli scritti dei grandi matematici o fisici matematici che ci hanno permesso di arrivare alla conoscenza attuale. E nel campo della matematica pura e nel campo della fisica teorica. Mi riferisco ad esempio al grande Maxwell, le quattro equazioni di Maxwell. Sono come la sinfonia di Beethoven, la nona. Possono essere paragonate alla più grande opera d'arte che possiate immaginare, alla Cappella Sistina, agli affreschi della Cappella Sistina. Eppure sono numeri, sono equazioni. Ma pensare che un'equazione, da un'equazione, si possa capire un fenomeno che era stato soltanto intuito dal suo maestro, dal suo mentore, Michael Faraday, e cioè che la luce sono onde elettromagnetiche, onde che praticamente sono frequenze. Ok? La luce e l'elettromagnetismo, l'elettricità, il magnetismo e la luce sono tutte un'unica cosa. È stata la prima teoria di campo in grado di unificare tre forze che avevano qualcosa in comune, ma ci voleva il genio di Maxwell e la matematica che forniva la chiave per capire che un'onda elettromagnetica che viaggia alla velocità della luce luce. Quindi un fascio di luce è un'onda elettromagnetica. Ora, Einstein invece fornì un grandissimo contributo alla scienza. A parte il contributo dato alla meccanica quantistica con l'effetto fotoelettrico, per me la più grande scoperta in matematica e fisica è stata quella della gravità intesa come curvatura dello spazio-tempo. Einstein ha realizzato una teoria della relatività ristretta e la teoria della relatività generale. E poi ha provato, fino agli ultimi giorni, di estendere la sua teoria della gravità, cioè la teoria della relatività generale, in cui si
si descrive matematicamente il campo gravitazionale, la materia, a estenderla anche al campo elettromagnetico. Tentativo che alla fine non è andato a buon fine, relativamente, attenzione. Ci sono alcuni scritti, gli ultimi scritti di Einstein, dove ci sono i vari tentativi che Einstein ha compiuto per trovare un'unica equazione che potesse unificare il campo gravitazionale e il campo elettromagnetico, perché ai tempi suoi le forze nucleari non erano ancora conosciute. Se andiamo ad analizzare questi scritti matematici, o meglio, se andiamo ad analizzare la matematica di questi tentativi di unificazione del campo, di teoria unificata, prima cosa che notiamo è che Einstein non ritiene di utilizzare dimensioni aggiuntive. Per lui l'universo è quello classico, costituito da tre dimensioni spaziali più il tempo. Ritorno a dire, la curvatura dello spazio-tempo è la gravità e cerca di inglobare il campo elettromagnetico nelle sue equazioni di campo. Successivamente, con l'andare avanti della conoscenza nella scienza, sempre dal punto di vista matematico, dal 68, da quando Gabriel Veneziano ha iniziato a mettere in piedi quella che poi è divenuta la teoria delle stringhe, il sogno di Einstein sembra ad qualcosa che pian piano si potrà raggiungere, perlomeno dal punto di vista matematico, cioè unificare le interazioni fisiche fondamentali, che sono gravità, elettromagnetismo, forza forte e forza debole. Nella teoria delle stringhe ciò si può ottenere, questo però a costo di avere non più quattro dimensioni, ma 10 o addirittura 11 dimensioni, le 4 del nostro continuum quadridimensionale e 6 o 7 dimensioni compattificate in quello che viene definito spazio di Calabi-Yau o varietà di Calabi-Yau. Le dimensioni aggiuntive sono delle dimensioni microscopiche, quindi si parla di, siamo alla scala di Planck, ma questo non significa che queste dimensioni non possano rivelarsi qualcosa di più profondo a quella scala. Mi spiego, noi viviamo in un universo e siamo abituati a convivere con le leggi della fisica classica. Immaginiamoci di poter entrare in una dimensione alla scala di Planck. Non sappiamo cosa troviamo. Per noi esiste il principio di indeterminazione che ci dice che se conosciamo un valore di una particella, per esempio la posizione, non possiamo conoscere la velocità e viceversa. Ma non sappiamo a scala quantistica se vale ancora il principio di indeterminazione. Sappiamo soltanto che a quella scala lo stato fondamentale è una sorta di schiuma quantistica, il vuoto perturbativo di stringa, come viene anche chiamato, in cui ci sono particelle virtuali che si creano e si annichilano in continuazione, mini buchi neri, mini buchi bianchi. Ma quelle lunghezze, a quel tempo.
Parliamo dell'ordine di 10 alla meno 43 secondi all'inizio del Big Bang, un tempo infinitesimo, si produce un qualcosa che noi oggi ne parliamo quasi con naturalezza, perché sappiamo che quella sembra essere la giusta direzione che ci porta lo studio della cosmologia, della fisica teorica e gli esperimenti fatti anche all'Large Hadron Collider, l'LHC. È un universo nato da un puntino, ripeto, delle dimensioni più piccole di un nucleo atomico, che attraversa una fase inflattiva, cioè di improvvisa ed esponenziale espansione, che si sta che continua anche attualmente a espandersi e ad accelerare. Ma la cosa fondamentale di questo universo sono le leggi fisiche, che sono scritte in caratteri matematici. Ecco come la matematica sia fondamentale, sia l'ingrediente fondamentale per comprendere, scrivere e spiegare in maniera sempre più accurata tutto il fenomeno, tutto ciò che l'universo è. Tutto ciò, tutte le manifestazioni, i buchi neri, una stella di neutroni, la morte di una stella, la nascita di una stella. Guardate, una stella è come una centrale nucleare. È anche una centrale nucleare, il funzionamento è spiegato in termini matematici dalla fisica. Quindi la fisica è lo studio del mondo che ci circonda, dell'universo, e la matematica è il suo linguaggio. Questo dovrebbe portare le persone ad avere un maggior amore per la scienza, soprattutto per la matematica, per la fisica teorica, per quelle persone che hanno il dono di intuire e di pescare nell'iperuranio, come dicevano i filosofi, nel mondo delle idee, leggi che l'universo già, che nell'universo già esistono e che noi riusciamo a carpirne con la nostra intuizione, con la nostra esplorazione, col nostro dono. Per chi ha questo dono, è qualcosa che non si ottiene, qualcosa con cui si nasce. Ed è stupendo pensare a quello a dove siamo arrivati nella conoscenza dell'universo solo e soltanto con l'intuizione e con la matematica. Grazie.